iniziativa della solidarietà psicologica digitale ci ha accompagnato poi, no? Nelle varie fasi di questa pandemia e anche nei momenti di snodo, perché abbiamo vissuto in maniera concentrata un'esperienza unica, esperienza che ovviamente è nata come emergenza sanitaria, ma che poi ha avuto necessariamente tutta una serie di conseguenze sulla nostra vita. Quindi è stato un modo di confrontarsi necessario con un cambiamento di mappa, con un cambiamento di abitudini, con una rivisitazione quantomeno dei propri meccanismi abitudinari, familiari, di stare nelle nostre case, di stare nelle nostre relazioni, di stare nel nostro lavoro. Quindi ci sono state diverse tappe, anche le emozioni, gli stati d'animo si sono modificati, si sono evoluti in questo periodo. Noi che svolgiamo attività di coaching, Federica che svolge attività di psicoterapia, in questa fase abbiamo avuto proprio la sensazione forte che ci sia stata una grande necessità di confrontarsi su questi aspetti. Anzi, in modo particolare, a noi fa piacere mettere insieme queste esperienze, queste sensazioni e poi provare a dargli una cornice di riferimento, una sorta di spiegazione e, come è successo anche nei webinar passati, terminare il webinar con qualche indicazione, qualche consiglio su come affrontare le fasi successive. In modo particolare, in questo caso, siamo in una fase veramente dirimente, cioè il passaggio dalla famosissima fase 1 alla famosissima fase 2. E quindi abbiamo voluto dare a questo webinar, nel frattempo saluto, buonasera veramente a tutti quanti, grazie di essere qui, di utilizzare questo titolo, no? E cioè la possibilità di riuscire, cioè uscire di nuovo. Quindi termina gradualmente il nostro lockdown, piano piano ci si riversa fuori, si comincia a rifamiliarizzare con l'esterno e questo passaggio comporta una serie di vissuti. In modo particolare, questo nella nostra pratica di coaching, per l'attività che facciamo in Elidea di coaching, ma anche nella pratica psicoterapica che tratta Federica, ne parleremo in questo webinar, ha evidenziato questi grandi temi della paura e dall'altra parte del coraggio. Quindi queste due fonti di energia che potrebbero sembrare molto spesso contrapposte, anzi, di base lo sono contrapposte, in questa fase invece si mischiano insieme in una maniera estremamente interessante, estremamente particolare. Quindi noi quello che cercheremo di fare stasera, sempre nell'oretta che abbiamo a disposizione, è di decodificare questi due grandi mondi, il mondo della paura, con cui un po' tutti quanti ci siamo confrontati, e il mondo del coraggio che serve a ripensarsi nella fase 2 e quindi a consentirci di riuscire. Non soltanto riuscire in termini fisici, quindi riuscire da casa, ma riuscire in quello che vogliamo fare nella nostra professione, nella nostra vita, nel nostro tempo, nelle nostre relazioni. Quindi è un tema, ovviamente, come sempre, molto complesso e come sempre non abbiamo la pretesa di esaurirlo in questa sede, però cerchiamo di dare alcuni riferimenti che ci derivano dalla nostra esperienza. Questa sera, con grande piacere, di nuovo ho la possibilità di co-condurre il webinar con Federica Mazzeo. Per chi non avesse seguito i precedenti, svelo questo segreto: Federica ha lo stesso mio cognome, semplicemente perché è mia sorella e noi quindi nasciamo da una famiglia dove evidentemente la curiosità psicologica si è sviluppata nel tempo e quindi ognuno di noi poi ha seguito questa sensazione e ne abbiamo fatto una professione. La differenza è semplicemente che io mi sono occupato un pochino di più della psicologia sociale, quindi della psicologia applicata ai contesti di lavoro, ai contesti organizzativi, mentre Federica si è specializzata in maniera specifica sulla psicoterapia con matrice junghiana di cui è veramente molto molto esperta e questo l'hanno visto tutti quelli che hanno seguito il webinar precedente. Quindi nel frattempo continuiamo a salutare con grande affetto tutti quelli che stanno venendo al webinar e cominciamo a entrare nel merito di questa oretta. Quindi paura e coraggio, proviamo intanto a verificare quindi che cosa significa, di cosa parleremo in questo webinar? Innanzitutto cercare di capire il grande mondo della paura. La paura
è un sentimento universale, è uno dei primi sentimenti che sviluppiamo, delle prime sensazioni che sviluppiamo da quando nasciamo ed è estremamente funzionale. Quindi, nonostante noi associamo alla paura sempre delle situazioni, come dire, negative, in realtà la paura è una funzione, straordinaria che abbiamo a disposizione. È una sorta di sentinella di allarme che ci consente di metterci di fronte a situazioni di pericolo. Quindi, attraverso una serie di manifestazioni corporee e psicologiche, la paura è il segnale che ci consente di creare una strategia per affrontare la realtà. Da questo punto di vista, quindi, è una grande fonte di energia. Nonostante, spesso venga fuori in momenti di difficoltà, in realtà vedremo stasera come si può utilizzare costruttivamente. Molto spesso la paura fa il pari, con il concetto di coraggio. Dicevo prima, coraggio e paura sembrano due opposti. Stasera invece con Federica cercheremo di capire come si possono mischiare, in quale loro accezione questi due grandi temi della nostra vita possono diventare un patrimonio anche, possono diventare una consapevolezza e un elemento per, mandarci avanti nei momenti di difficoltà. L'ultimo passaggio, come sempre, sarà quello, come sempre rispetto anche agli altri webinar, sarà quello di individuare come utilizzare queste due fonti di energia, e cioè la paura da una parte e il coraggio dall'altra, nella fase, della riuscita. Fase di riuscita che in questo caso significa appunto riuscita da casa, termine del lockdown, ma che allargheremo alla fine del webinar anche a tutti i momenti della nostra vita in cui dobbiamo riuscire in qualcosa, cioè in cui dobbiamo raggiungere un risultato, riuscire a sviluppare una capacità, un'attitudine, piuttosto che affrontare una nuova sfida. Ecco, questo è un po' il panorama, l'indice di questo incontro. Allora, cominciamo a entrare nel merito e, come sempre, proviamo a farlo chiedendo alle persone che ci stanno seguendo, no? In questa pandemia, se noi dovessimo ripercorrere la pandemia, vi chiedo di scriverci sempre attraverso la chat, quali sono le emozioni, un'emozione, un sentimento che avete sperimentato mano a mano nell'evoluzione di questi 2 mesi e mezzo, no? Quindi, quando vi siete confrontati con tutte le notizie che arrivavano, l'incertezza, i vari passaggi, i vari decreti ministeriali e via dicendo, che tipo di emozioni avete attraversato? Proviamo a leggerne alcune. Ovviamente, si comincia dalla paura, no? Anche se poi in realtà, adesso do subito la parola a Federica. I primi sentimenti erano quasi di negazione, no? All'inizio mi ricordo le frasi fondamentali erano: ma è soltanto un'influenza, ma che esagerazione, ma poi è un'influenza che peraltro sta soltanto in Cina, non ci arriverà mai da noi. All'inizio era questo un po' il modo con cui cercavamo di confrontarci con questa nuova esperienza. Poi abbiamo capito che invece non era così, anzi, l'impatto è stato veramente forte. Però ecco, è interessantissimo perché vengono fuori un po' tutte le forme di sensazione, incredulità, ansia, ovviamente. L'ansia è un'esperienza emotiva con cui ci siamo confrontati tutti quanti in diversi modi, no? La paura di ammalarsi, ovviamente. Anche lo stupore, il fatto che all'inizio non si credeva che si arrivasse poi a questo, cioè a dover addirittura chiudere gli esercizi commerciali, chiudere l'economia, a doversi rinchiudere in casa, no? Quindi una sensazione di smarrimento, ci dicono anche di fugacità, di insicurezza. Quindi le certezze che avevamo fino a qualche giorno prima, in poche ore si sono smantellate. Poi c'è tutto un portato di, ecco, dice Rosalia, di inadeguatezza, la paura per i propri figli, l'incertezza rispetto alle cose che avvengono, no? Quindi un grande panorama di emozioni. Allora proviamo a entrare, Federica, nel merito dei sentimenti che ci hanno accompagnato in questa emergenza sanitaria. Sì, anche dai commenti che escono fuori, mi sembra che possiamo senz'altro partire dall'ansia da incertezza.
in realtà effettivamente l'esperienza del coronavirus e del lockdown, di questa chiusura, ci ha messo in un posto in cui non siamo mai stati, cioè un orizzonte completamente da risignificare. Quindi al di là poi di come poi ognuno di noi ha utilizzato le proprie risorse per attribuire senso a questo avvenimento, all'inizio proprio, quindi adottando anche un processare le informazioni in maniera storica, il primo impatto è stato un impatto di grande incertezza, anche perché appunto le prime informazioni non erano informazioni così chiare e univoche. Mi fa piacere che molti abbiano insistito soprattutto su emozioni, diciamo, da congelamento, cioè una sospensione. Non so quello che sta, non so come significare questa cosa che sta avvenendo. Quindi mi sento disorientato. I punti di riferimento soliti non ci stanno vacillando, comunque non mappano la stessa mappa che normalmente conosco, e quindi c'è uno stato proprio di incredulità e di sospensione, oltre ovviamente a delle paure più concrete, perché poi certo c'è anche la paura di ammalarsi, no? Di fatto molto è stato attribuito la metafora del virus come guerra, no? E come se fossimo in guerra. Al di là di tutto, anche questo è stato detto, ma in questo caso c'era un elemento forse più inquietante, è che il nemico è davvero un nemico invisibile, cioè non ha la divisa dell'altra squadra, dell'altra posizione, è qualcosa che è potenzialmente ovunque. E quindi la pervasività del pericolo è stato un elemento centrale della nostra relazione con questa realtà. All'inizio la prima reazione è stata ovviamente anche, come dire, bisognava riorganizzarsi, no? Le cose che ci sembravano familiari, normali, hanno subito una grossissima scossa. Mi ricordo i primi giorni girare per le città in quella atmosfera veramente post-atomica, in cui per entrare al supermercato bisognava bardarsi, anche proprio dal punto di vista estetico, cioè estetico nel senso della forma delle cose, abbiamo dovuto fare un processo velocissimo di adattamento a delle visioni che sono veramente state delle visioni sconcertanti in alcuni casi, no? O anche, per esempio, molte persone che vivono accanto agli ospedali o in zone particolarmente colpite riferiscono questo questa dimensione del suono delle sirene, no? Cioè dell'allarme, davvero questo assomiglia come quando c'erano le bombe e le persone dovevano scappare, cioè questo suono delle sirene che crea un condizionamento in cui io a casa mia nel silenzio sento, ho questo segnale, e questo segnale mi porta a riferirmi a una situazione di angoscia. Quindi anche in situazioni familiari, contesti familiari come la mia strada, il mio supermercato, i negozi sotto, oppure appunto i contesti anche come sto la sera davanti alla televisione, cioè tutto quanto ha avuto un cambiamento repentino, anche la pervasività delle informazioni, eravamo costantemente bombardati, no? Da una disponibilità di informazioni che ci raccontavano uno scenario davvero molto drammatico. E dicevo prima, no, la pervasività del virus, che non lo riconosco perché non ha un elmetto o una divisa, piano piano ha prodotto anche quel senso diffuso della minaccia, nel senso che mi sento minacciato da un virus che potrebbe essere ovunque e che ovviamente è veicolato dalle persone, il respiro, il tocco. Abbiamo dovuto rivedere tutta una serie di assetti che per noi sono naturalissimi, no? Quando ci incontriamo, ci stringiamo, ci tocchiamo, e il fatto che il gesto dovesse essere interrotto, la familiarità della vicinanza con l'altro iniziasse a diventare un luogo di sospetto, questo è stato un grosso avvenimento all'interno delle vite, al di là poi di come siamo riusciti ad elaborarlo. Proprio il cambiamento della significazione di contesti naturali, e quindi appunto l'abbiamo detto, sentirsi minacciati da un nemico invisibile, ripensare i contesti familiari, le nostre traiettorie, le nostre coordinate di vita quotidiana, sentirsi minacciati dalle persone, ogni persona può essere il veicolo
di una minaccia potenziale molto grave, e significa anche la ridefinizione del noi e dell'altro. All'inizio proprio della pandemia ci siamo tutti un po' stretti intorno al senso di comunità, no? Al senso di comunione. Allora si cantava dai balconi, io resto a casa, ce la faremo, torneremo ad abbracciarci presto. Cioè c'era un senso del noi che è stata una reazione anche molto naturale, no? Cioè, come dire, a fronte di questa minaccia pervasiva che è fuori, in un fuori indefinito, io creo un senso di comunità resistente in cui la fratellanza mi aiuta e mi sostiene emotivamente. Ma poi psicologicamente sappiamo che i comportamenti prosociali, cioè i comportamenti di generosità, i comportamenti in cui si crea alleanza con l'altro, sono sentimenti che nascono da un riconoscimento dell'altro, e se l'altro diventa una minaccia, questa prosocialità, cioè questa possibilità di stringersi in un noi, insomma, rischia di diventare esattamente l'opposto, cioè la paranoia: l'altro non è il fratello, ma l'altro è quello che mi fa ammalare, no? Ecco, questa cosa ha creato uno shock percettivo rispetto a chi è il noi, chi sono gli altri, dov'è il confine tra ciò che è conosciuto, cioè tra ciò che è amico e ciò che è pericoloso e nemico, no? Ecco, Federica, Raffaella introduce, legandosi a quello che stai dicendo, un tema molto bello, molto interessante. A parte che ringrazio tutti quanti perché stanno esprimendo con grande generosità le emozioni che hanno provato, e questo secondo me è veramente molto bello. Vi ringrazio veramente di cuore, perché avere momenti in cui si possa, nonostante siamo di fronte a uno schermo, rendere legittimo il fatto di potersi esprimere, no? di potersi collegare con i vissuti che ci sono stati in questa esperienza particolare, credo che sia veramente molto bello e molto produttivo. Raffaella dice: addirittura a un certo punto avevo la paura di essere io un portatore di malattia, di essere io una minaccia, di essere io un portatore di potenziale morte, no? Rispetto agli altri. Quindi si altera addirittura l'immagine di sé, o la paura di essere poi fonte di danno per gli altri, Federica. Assolutamente, certo. E questo, per esempio, ha molto, ci ha fatto molto interrogare sui comportamenti da adottare, no? Cioè ci ha fatto continuamente riflettere, o avrebbe dovuto, sul desiderio di stare con l'altro e anche sulla prudenza, cioè come se l'assenza diventasse un altro tipo di presenza, cioè come se l'attenzione all'altro si potesse esprimere nell'assenza o attraverso l'assenza, quindi attraverso la sottrazione di sé, o comunque un altro tipo di proposta di sé. Sì, infatti è interessante arrivare poi alla necessità di ridefinire anche il noi, non soltanto l'io o il tu, no, Federica? Cioè nel senso che la collettività ha proprio assunto dei significati diversi a seconda dei momenti di questa pandemia, no? C'è chi scrive, per esempio, che è stato infastidito da questa grande, no, euforia dei canti dai balconi, chi invece magari ha detto... tra l'altro noi è un'esperienza che qui io vivo a Monteverde, abbiamo fatto in maniera diretta, perché uno di questi DJ che hanno portato la musica era proprio sopra al mio palazzo, quindi tutte le sere alle 6 metteva, no, questi inni di Mameli conditi da altri momenti folcloristici. Ecco, questi momenti di esposizione anche, se vogliamo, emotiva, sono stati vissuti in maniera molto diversa e quindi hanno ridefinito il concetto di noi, Federica. Sì, assolutamente, è quello che dicevamo, nel senso che prima c'è stata questa necessaria rituale, è come se fosse stata un'azione controfobica, contro la paura, no? Quello di sentirsi, sì, esatto, uniti, perché attraverso l'unione si crea quella base affettiva di resistenza. E quindi all'inizio c'è stata, è vero, questa esplosione retorica dell'insieme, dell'abbraccio collettivo. Dopodiché, invece, dopo un po', questa cosa è diventata
una continua tara sulle risorse, cioè sulla disponibilità della relazione, di che cosa mi porta la relazione con l'altro, cioè quanto la relazione con l'altro è un vantaggio o quanto invece può essere un pericolo. Mi diceva l'altro giorno un mio amico che ho incontrato per strada, che era già un po' a cavallo, quindi si poteva uscire, ma con le mascherine a distanza, che le ragazze per strada non lo scioccavano, cioè non lo guardavano, non cercavano la seduzione, no? È perché anche questa, cioè è stato proprio un altro linguaggio, è come dire quanto sono disponibile a farmi raggiungere da un altro in qualsiasi senso, quanto entro in contatto con un altro che è potenzialmente un pericolo. E quindi il fatto, per esempio, di non guardare per strada, di andare dritti, di sottrarsi, non soltanto di spostarsi dal marciapiede, cioè come dire, è un messaggio rispetto alla necessità di tenersi a distanza, che è sia appunto sintomo di una paura, ma è anche sintomo di una prudenza e quindi anche di un rispetto per l'altro. Però sono tutti codici che stavano tutti insieme, quindi molte volte le persone dicevano io sono uscita a fare la spesa, uno stress totale, cioè mi devo riposare un'ora dopo, perché al di là della difficoltà, mascherina, guanti, cioè quindi del comportamento da adottare, è proprio il codice, che è un codice molto diverso e che non è naturale, e quindi sicuramente c'è stata una fatica e c'è ancora una fatica di stare in questa risignificazione della relazione con l'altro. Questo mi sembra un aspetto fondamentale e credo che sarà un aspetto che noi ci porteremo per un po' di tempo, cioè non è che su adesso invece è così comodo incontrarsi anche tra persone che si vogliono bene, no? Magari uno si incontra l'abbraccio dove sta l'abbraccio, insomma è sicuramente un aspetto fondamentale quello della significazione della vicinanza e quindi del noi e dell'altro. Sì, e in realtà nella chat hanno già anticipato in maniera completa quello che è il punto di questa ulteriore slide, no? Quindi ci siamo confrontati con le diverse forme di paura, cioè l'abbiamo sperimentata, l'abbiamo vestita in maniera totale, dentro a quella, al vestire la mascherina c'era un significato molto intimo, se vogliamo, no? Cioè quello di confrontarsi col proprio modo di governare la paura. E la paura aveva tante declinazioni. Ovviamente la prima è la paura relazionale per le persone, per gli affetti, no? Quindi si sono create nuove forme di comunicazione, le persone hanno cominciato a chiacchierare a distanza con le persone anziane perché non sapevano quando le avrebbero riviste, come le avrebbero riviste. Quindi questo ha anche attivato nuove forme di dialogo, di comunicazione. A me è capitato in tantissimi coaching di sentire che si sono cercati, attraverso proprio delle modalità di problem solving, delle nuove forme, delle nuove abitudini quotidiane per collegarsi con i propri cari e sapere come stavano. Perché è un po' il concetto che abbiamo anche espresso in altri webinar, è che ti accorgi dell'aria soltanto quando manca, no? E quindi per differenza. Allora a quel punto c'è un sovrainvestimento, ma è un sovrainvestimento necessario. Altro elemento molto importante è la paura per il lavoro, ovviamente, no? L'economia, anche in base a come arrivavano le informazioni, ha subito e sta subendo una debacle, forse la più grande crisi a cui abbiamo assistito negli ultimi 1000 anni, mai sperimentata in questo modo, con tutta una serie di difficoltà a comprendere anche come si sarebbe evoluta la faccenda. Ci sono molte professioni che hanno dovuto chiudere, molti esercizi che hanno dovuto chiudere, che non si sa se riapriranno. Quindi ovviamente nel vissuto c'era una grandissima difficoltà a capire che cosa poter fare per il futuro, come si sarebbero evoluti anche i supporti da parte dello Stato, come poterli utilizzare, e anche qui le informazioni arrivavano di volta in volta, quindi c'era questo appuntamento delle 18 col bollettino di Borrelli che era diventata la trasmissione principale di tutta Italia, perché ovviamente non c'erano soltanto i numeri dei contagiati, i numeri dei morti e via dicendo, ma c'era anche la necessità di decodificare l'entità del fenomeno. Dal punto di vista lavorativo, per esempio, ovviamente la necessità di stare a casa ha comportato, e questo l'ho sentito in tutte le organizzazioni e le aziende con cui mi confronto tutti i giorni, una forte necessità di ripensare i processi lavorativi,
di ripensare le relazioni. Per esempio, un dato estremamente interessante è il fatto che si sono appiattiti di fatto i rapporti gerarchici, cioè nel senso che le persone, avendo un rapporto direttamente col computer, saltavano i livelli organizzativi, andavano direttamente alla fonte delle informazioni. Quindi si è ripensato un pochino tutto. Ovviamente lo smart working, il lavoro agile, piuttosto che le forme, per chi le ha potute frequentare, di differenziazione delle attività lavorative, si sono comunque sviluppate per necessità e hanno comunque portato degli alti livelli di frustrazione, degli alti livelli di preoccupazione. Questo facendo una media generale. Poi ci sono sempre le persone, questo è un altro dato che viene dal mondo del lavoro molto significativo, che funzionavano molto bene prima della pandemia e hanno continuato a funzionare anche durante la pandemia, addirittura aumentando le ore di lavoro. Ho sentito tantissime persone che dicevano: io non ho più un orario perché la mia mente sa sempre che quel computer è acceso e per cui non riesco più a identificare il momento in cui bloccarmi e quello in cui riuscire poi invece a riprendere l'attività lavorativa. Quindi c'è stata una necessità fortissima di ripensarsi, no? Poi ovviamente la paura del futuro, che abbiamo ancora tuttora, anzi forse in questo momento è l'elemento chiave, no? Cioè, come facciamo adesso a pensarci nel futuro quando l'esperienza che abbiamo fatto ci sta dicendo che lo dovremo rileggere questo futuro, no? Quindi questo è un elemento di paura importante, cioè non possiamo più utilizzare in maniera completa gli esercizi mentali che facevamo fino a 4 mesi fa, no? Ci sono delle vignette meravigliose, ovviamente, su questo ne ho viste di tutti i generi. Quella più frequente a un certo punto, verso la metà di aprile, erano queste descrizioni di persone che andavano al mare con i plexiglass intorno, no? Che ti dà proprio quella sensazione di non capire che rapporto hai più con la tua libertà. Infatti c'è un tema estremamente significativo, che è la paura di perdere la libertà. Questo tema vedremo adesso, andando avanti con Federica, che ha due accezioni molto intriganti, che sono le due facce della stessa medaglia. Nel lockdown era più identificabile, era la paura di non poter uscire, quindi una limitazione fisica e percettiva, sensoriale, degli spazi che hai a disposizione. Non puoi uscire, non puoi uscire come facevi prima, non hai un grado di libertà per decidere in che modo uscire, ti devi confrontare con i vigili che ti fermano se vai da qualunque parte, quindi questa sensazione è la sensazione di essere in uno stato di allerta generale che limita la libertà. Vedremo poi invece un pochino più avanti che c'è un'altra versione della limitazione della libertà che addirittura può sembrare opposta a questa ed è invece a quel punto soltanto psicologica. Però proseguendo anche qui, ovviamente i contributi sono tantissimi e continuo a ringraziarvi perché veramente basterebbe prendere questa chat per scrivere un libro sul Covid-19. Sì. No? C'è veramente tantissima esperienza, tantissimi stati d'animo, il modo con cui ognuno ha letto e riletto le situazioni che gli sono capitate, il rapporto con la morte, che è un altro tema estremamente significativo, estremamente importante, no? Quindi il modo con cui ognuno di noi si confronta con il fatto che certe cose poi possono realmente terminare, possono terminare in modo improvviso. Quindi riorganizzarsi rispetto a tutto questo ha avuto una portata psicologica molto forte. Infatti ci confrontavamo con Federica dicendo che in generale, sia nelle attività di coaching, sia nelle attività di terapia, confermami Federica, noi abbiamo sperimentato un livello di gradiente della frustrazione, quindi dei livelli di preoccupazione, di ansia e di emotività decisamente più forte rispetto al pre-Covid. Cioè ognuno di noi ha aumentato il volume dei propri stati emotivi, in tutti i sensi, nei sensi positivi, nei sensi negativi, nei sensi legati all'incertezza e quindi all'ansia, però c'è stato un gradiente superiore. Perché? Perché siamo stati costretti a vivere un'esperienza che ovviamente non abbiamo scelto e che non avevamo mai vissuto in questo modo, no? Quindi la rivisitazione di tutta la mappa mentale comporta il fatto che bisogna confrontarsi con qualche cosa che non conoscevamo prima. Quindi la limitazione della libertà poi ci porta necessariamente, Federica, al passo successivo, no? Sì, su quello che dicevi, sicuramente davvero questo coronavirus è stato una specie di reagente, no? L'abbiamo messo dentro il nostro
insomma, la nostra posizione, abbiamo visto che alcune cose sono uscite fuori con grande evidenza e con grande forza, soprattutto per quello che dicevi tu, per il fatto che è stata una cosa molto concentrata, molto intensa e molto immediata, molto forte, quindi ha proprio fatto sì che ci fosse bisogno di una rapida ristrutturazione della situazione. Allora dunque, adesso veniamo appunto a questa, al significato del confinamento. Abbiamo intitolato queste slide, questa è la prossima, La casa come guscio, anche se anche su questo è interessante differenziare, perché la casa chiaramente è un concetto molto vasto, non è soltanto le quattro pareti in cui abitiamo, ma è anche la simbolizzazione della casa, cioè che cosa intendo io come casa. Per lo più intendiamo la casa dove abitiamo, dove siamo con la nostra famiglia, con i nostri cari, però questa significazione non è scontata, cioè la casa è un luogo anche simbolico, perché è un luogo affettivo. La nostra dimora, il nostro posto, è un posto che ci può far nascere sentimenti anche molto contrastanti. Chiaramente c'è stata un'attenzione anche mediatica, un po' residuale, un po' di nicchia, ma per esempio per le persone che in casa subiscono violenza o che hanno conflitti gravi in casa o semplicemente che non sentono la casa come un luogo autentico dove stare, e magari per loro la casa è viaggiare o stare con gli amici. Quindi anche la significazione della casa chiaramente ha fatto sì, ha in qualche maniera condizionato le nostre reazioni. È uno degli elementi che entra nella descrizione della complessità di questo quadro. Nella versione forse più generale e anche più comportamentale che abbiamo sperimentato, il fatto di stare a casa ci ha consentito di appunto sperimentare delle versioni di sé differenti. È un po' quello che soprattutto è avvenuto, è stato sostenuto all'inizio. Cioè, ok, sto a casa, come se stare a casa significa davvero ho l'influenza e non vado a scuola. Che cosa posso fare in questo periodo? Posso sperimentare cose nuove. Quindi, per esempio, bastava guardare sui social, no? Quante proposte di attività culinarie, attività motorie, corsi di yoga, imparare la lingua. Poi, come dice Zero Calcare, alla fine i grafici che erano tutti quanti in ascesa, alla fine sono discesi tutti in maniera drammatica. Però invece abbiamo anche avuto la possibilità di sperimentare cose nuove o semplicemente di sperimentarne di più, di avere più tempo effettivamente disponibile, anche quello risparmiato agli spostamenti, per avere una versione di sé diversa, che semplicemente anche soltanto il fatto della versione sottratta dall'andare fuori. Come dicevi tu prima, no? Anche lo smart working ha annullato quella chiara differenza tra pubblico e privato, in cui, per esempio, ho scritto un articolo in cui, per esempio, ho visto il mio capo in maglietta sportiva. Cioè, sento il mio capo con dietro i bambini che piangono, oppure ho un webinar che faccio, mi trucco, non mi trucco, tanto sto a casa, no? Cioè, tutta questa trascimazione del pubblico con il privato è sicuramente una versione di sé che secondo me ha abbassato in parte quegli aspetti prestazionali, soprattutto in un momento di fragilità in cui appunto tutti quanti ci siamo sentiti più fragili. Io credo che siamo andati verso una dimensione più affettiva dell'essere, cioè abbiamo avuto una disponibilità, la possibilità di accedere a delle dimensioni emotive più delicate, anche se poi dall'altra parte invece c'è stata la rabbia, l'invettiva, però come dire, abbiamo potuto sperimentare anche un aspetto di noi più privato, più intimo. E questo probabilmente... Ci sono due contributi che ti voglio portare all'attenzione perché sono molto molto intensi. La prima riflessione è quella di Stefania, che ci dice: io ho avuto finalmente la possibilità di collegarmi con me, di riflettere su di me molto di più di quanto non facevo prima, quando veniamo presi, no? Nel pre-Covid venivamo presi sempre dalle nostre lavatrici quotidiane. Invece qui
per forza di cose siamo stati un po' costretti a rivederci, no? A rileggerci. Dall'altra parte però Cristina ci dice, sì, però ho anche sperimentato in maniera profonda la solitudine, come mai prima, no? Perché ovviamente poi la casa diventa un guscio, ma diventa anche un sistema di isolamento. Dal punto di vista clinico, tu come hai sperimentato questi due vissuti contemporanei e opposti? Beh, un po' rifacendomi al precedente webinar sui tipi psicologici, è chiaro che il confinamento produce introversione e l'introversione produce introspezione. Quindi ognuno di noi può sentirsi più o meno comodo nel non avere un orizzonte all'esterno. Cioè l'esterno si è come sospeso e quindi questa cosa ci ha costretto a volgere gli occhi indietro nel nostro panorama domestico, che può essere anche sia quello appunto interno alla casa, quindi con il nostro nucleo familiare, sia quello proprio del mondo interno. E quindi è vero che è una grossa possibilità, cioè c'è disponibilità per fare questo, ma ci può essere anche una vertigine nel fare questo, perché non sono abituato, perché in realtà il mondo può fungere un po' da narcotico rispetto a delle cose che ho internamente, ma che non ho la possibilità o il desiderio, il momento di risolvere, e quindi la possibilità di avere una sponda fuori mi consente di depistarmi. Allora, se invece questa sponda non c'è, è chiaro che la partita con se stessi diventa una partita più immanente, più presente, che sta là, la posso eludere di meno. Sì, tra l'altro c'è questa parola chiave che abbiamo voluto inserire con forza, che è la parola comodità. Perché in questa situazione ci si è confrontati con le diverse sfaccettature della comodità, no? La comodità intesa, come dicevi tu, come l'espressione del fatto che finalmente sto con il mio, sto con le cose che mi sono familiari, non esco fuori al freddo e alla pioggia, ho la possibilità di rintanarmi, rimango in una condizione di maggiore comfort. Questo è un vissuto caloroso che ci accompagna e ci piace. Dall'altra parte, la comodità è anche una comodità psicologica, cioè significa rimanere schiavi di questo meccanismo qui. Questo è il rischio, se vogliamo, più grande, no? Cioè quello di appoggiarsi dentro al fatto che abbiamo avuto modo di sperimentare questo elemento di comfort, ci è piaciuto, ci sono molti commenti che dicono a me la mia casa mi è piaciuta tantissimo, mi ritrovo bene, ritrovo me stesso, c'è una proiezione continua sui muri, riesco a stare nel mio, non ho la necessità di confrontarmi sempre con il giudizio esterno, no? Il contraltare molto forte di questo è la possibilità di lasciarsi andare su questa comodità e quindi disattivare la possibilità di combattere la paura. E infatti siamo arrivati poi al punto fondamentale, no? Cioè, come si può combattere queste paure, tutte queste paure? Allora, normalmente le paure si combattono in diversi modi. Vediamo un attimo intanto di entrare nel merito di questa slide che mette a confronto due vissuti molto diversi, no, Federica? Sì, stavo adesso eccola qua, ce l'ho ancora un commento, però non so chi l'ha fatto. Ho paura della sindrome da tana. Se ne sta parlando, no? La sindrome da tana o la sindrome della capanna, iniziano ad esserci anche degli articoli su questo. Cos'è poi la sindrome della capanna? È appunto quella sindrome per cui sono nel guscio, sono nella casa, sono escluso dalla partita con l'esterno e quindi poi mi posiziono, mi riconosco, mi creo delle coordinate che mi definiscono in questa sottrazione, e quando poi devo riuscire ho come un senso di angoscia, di ansia rispetto appunto alla riuscita. E allora, per esempio, una mia paziente mi diceva che la quarantena in realtà è un po' come le vacanze a casa dei nonni in Puglia, in cui sto bene,
Però poi c'è anche un elemento di regressione, nel senso che non posso fare niente perché nonna pensa a tutto, non mi posso alzare, non mi rifaccio il letto, pensa a tutto lei, questa cosa fighissima perché mi fa riposare. Dopodiché mi sento che sto regredendo rispetto a delle posizioni, dei compromessi, anche delle conflittualità che però riguardano la mia esistenza adulta. Quindi è vero che la quarantena può essere stata un momento di regressione. La regressione ci sta pure, cioè tornare a delle posizioni più arcaiche, ci sta pure perché può essere un momento come quando uno appunto ha la febbre ed era così bello che c'era qualcuno che ti preparava da mangiare di là e poi tu ti alzavi soltanto quando era pronto, no? Cioè è quel senso di sentirsi coccolati, di sentirsi accolti e accuditi. Dopodiché quella cosa lì a lungo andare può essere un compromesso rispetto alla nostra capacità di entrare nel mondo. Jung stesso descrive un episodio in cui appunto lui a un certo punto si era ammalato, gli era venuto la febbre e non andava a scuola. E poi a un certo punto aveva capito un modo per non andare, quindi per insomma simulare che questa malattia continuasse. A un certo punto ha capito che se avesse continuato così avrebbe sostenuto in maniera pericolosa uno stato di regressione e quindi si è forzato a come quando ci si butta in piscina in maniera un po' diretta, perché come dire bisogna passare la soglia, bisogna varcare la soglia. Rispetto alla reazione alla sospensione di mondo, la sospensione di mondo è stata davvero una cosa eccezionale, perché prima ho fatto l'esempio dell'influenza, no? Cioè l'influenza sto a casa, ma di fatto normalmente quando io ho l'influenza all'esterno continua a funzionare, continua a esserci, continua a essere attivo, e invece in questo caso era tutto sospeso, cioè il mondo fuori non mi chiedeva quello che mi chiede normalmente. Allora questa cosa io ho notato nella mia pratica che è stata molto sintonica, cioè molto positiva per le persone che vivono con ansia la richiesta delle prestazioni dell'esterno. Cioè quando sentono il mondo come troppo richiedente e quindi quando l'ansia è di confrontarsi con la richiesta del mondo, la sospensione del mondo è come se sospendesse la partita. Allora non sono io che faccio fatica a trovarmi un lavoro, non sono io che faccio fatica a stare tante ore fuori casa, non sono io che faccio fatica a confrontarmi con il collega. Il collega non c'è quella partita, la partita è sospesa. E quindi questa cosa per alcune persone, comprensibilmente, ha provocato una grande serenità. Cioè il nostro mondo, il mondo che viviamo, è un mondo molto richiedente sul piano della prestazione. Quindi la sospensione di questa richiesta è stata un'occasione di poter mollare quella fame, quell'ansia, quell'angoscia che ci porta sempre a confrontarci con la richiesta dell'esterno. E quindi a volte la sospensione del mondo può essere stata angosciante, no? Oddio, c'è un universo spalancato, non so quello che sta capitando, e senz'altro lo è stata. Però dall'altra parte c'è anche dire, ok, il mondo fuori è tutto sospeso, la partita è sospesa, io in questo vacuum. D'altra parte anche la vacanza, il termine vacanza viene proprio da vacuum, cioè da assenza, è tutto fermo, non ci sta quello che normalmente c'è. C'è un periodo di assenza e io in questa assenza mi posso appunto accomodare e magari anche sperimentare delle cose che sento più vere, più vivide, più autentiche. Ecco, quindi siamo di fronte ad un tipico meccanismo che viviamo quando ci sono le crisi, no? La crisi è necessariamente un passaggio e ha ambienti vantaggiosi in entrambi i lati, dopodiché noi ci dobbiamo confrontare con questi ambienti, nel senso che tu hai descritto molto bene, Federica, il fatto che il coronavirus è stata da questo punto di vista una grande opportunità. Sospendiamo la paura del giudizio, sospendiamo la partita, sospendiamo la necessità di aderire e ci colleghiamo con noi stessi, ci colleghiamo con i nostri affetti, ci colleghiamo con la nostra casa, ci colleghiamo con la nostra partita interna. Questa è stata una grandissima opportunità. Adesso però
c'è la necessità di passare il guado. Perché? Perché ovviamente le nostre sfide non riguardano soltanto la possibilità di collegarci col nostro mondo interno, ma riguardano anche la possibilità di esprimerci nel mondo. E quindi nell'espressione di sé dobbiamo capire come fare a capitalizzare questo elemento di vissuto interno e poi a trasferirlo invece in un contesto che ci permetta di raccontarci, di rientrare in relazione. E in questo senso la riuscita ha proprio una doppia valenza, no? Riuscire nel senso di uscire di nuovo da casa, ma anche trovare un modo per uscire nella nostra vita, cioè riuscire a riesprimerci, a ricollegarci con il mondo, magari in una maniera diversa da prima, capitalizzando quello che è successo in questa pandemia, paradossalmente, no? E quindi qui bisogna fare un salto, qui bisogna attingere alle proprie risorse interne, perché altrimenti, come abbiamo detto prima, psicologicamente ci adatteremmo alla casa in Puglia e lì rimarremmo. Ma questo ovviamente non solo non è possibile, ma toglie qualcosa anche a livello di felicità, perché noi poi invece ci esprimiamo anche nel mondo, ci realizziamo anche attraverso quello, ci realizziamo anche attraverso il confronto con l'esterno, che è silenzioso, è sempre un po' faticoso, ma è anche fonte di felicità. Quindi cerchiamo di capire come fare questo salto, no? Ecco, e qui dobbiamo necessariamente scomodare il concetto di coraggio. È bellissimo il fatto che la parola coraggio, il termine coraggio, ha un'etimologia che è collegata con il termine cuore. Questo è veramente molto particolare, perché quando si pensa al coraggio si pensa a un atto di forza, no? Un atto in cui io sbaraglio le carte, agisco e ho una strategia d'azione. In realtà il coraggio nasce da un moto emotivo, che è quello di riuscire superare la resistenza della paura. Perché la meccanica è proprio questa, cioè chi vince? Vince la paura o vince la mia capacità di andare oltre questa paura? Solo che fare questo passaggio, come tutte le crisi, non è per niente semplice, non è per niente agevole. Allora, in queste due immagini che abbiamo messo nella slide, abbiamo Braveheart, e quindi proprio il cuore coraggioso che si spinge in avanti per cercare di superare anche le difficoltà, i vincoli, i limiti, facendo un'azione di forza, però per poter poi in realtà invece utilizzare al meglio questa spinta, che è una grande risorsa, bisogna farlo non solo gradualmente, ma anche afferendo ad altre nostre qualità, ad altre nostre capacità, che sono anche capacità cognitive, di strategia, di equilibrio, di capacità di mettere insieme le nostre parti. Ecco, un elemento veramente vantaggioso di questa esperienza è che siamo entrati anche in maniera diversificata, a volte contraddittoria, in contatto con le diverse parti di noi. E la partita più interessante non è la coerenza, la partita più interessante è la completezza, cioè quello di è un moto verso la possibilità di afferire alle nostre diverse zone di risorsa e utilizzarle per esprimerci in maniera nuova nel mondo. Per fare questo bisogna in qualche modo però scomodare dei personaggi, vero Federica? Aspetta che non ti sento più. Ti è bloccata, forse non riesce più a collegarsi. Allora, nel frattempo che Federica cerca di rientrare, continuo io. Allora, la chat nel frattempo continua a darci degli stimoli, perché state raccontando in maniera molto evidente tutti gli aspetti di contraddizione che questa esperienza ci ha fatto confrontare. Le contraddizioni non erano soltanto legate al fatto che c'era un interno e c'era un esterno. La contraddizione era anche legata al fatto che abbiamo dovuto mettere in gioco aspetti di noi completamente differenti, come per esempio l'aspetto emotivo e l'aspetto cognitivo. Dice Laura, è difficile capire dove trovare il coraggio se non si è consapevoli di aver avuto paura. Infatti, il primo passaggio fondamentale è quello di
affrontare, guardare da vicino le paure, cercare di, in qualche modo, di raccontarsene, no? Di prenderlo come una fonte di informazione. La paura è una grandissima fonte di informazione, perché è l'elemento che ci permette di andare avanti. Dopodiché, però, come dice la slide, a un certo punto, quando abbiamo compreso la mappa delle paure, ci siamo confrontati con esse, le abbiamo attraversate, poi ci vuole un atto eroico, cioè dobbiamo attingere a quell'aspetto di noi che nella nostra vita ci ha permesso di superare un momento di crisi, un momento di difficoltà, un momento di, anche se vogliamo, di blocco, perché i vissuti emotivi sono diversi e sono contraddittori. Le risorse emozionali che noi abbiamo sono moltissime, ma non è detto che le utilizziamo nella modalità giusta. Che cosa significa attivare l'eroe? L'eroe significa riuscire a fare quel passaggio, lo dicevamo anche con Federica prima, di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Questo gettare il cuore oltre l'ostacolo, che è l'operazione che fanno gli eroi, fondamentalmente significa che io tra il ragionamento e l'azione mi sposto sull'azione. Cioè, se ho la possibilità di intravedere una strada, mi sono posto un problema rispetto alla mia vita, mi sono posto la possibilità di identificare anche delle strade diverse che nascono dall'interno e potrebbero essere invece portate all'esterno. Ecco, l'atto eroico, che non è un atto necessariamente legato a una filmografia, non è necessariamente scenografico, l'atto eroico consiste nella possibilità di andare avanti, di sperimentare, di passare all'azione. Passare l'azione significa necessariamente gettare il cuore dall'altra parte. Dopodiché la strategia ci consentirà di capire se quell'azione la dobbiamo perseguire, la dobbiamo rallentare, la dobbiamo rimodulare, però l'energia che rimane è un'energia positiva, un'energia estremamente costruttiva. L'atto di coraggio è un atto in cui noi prendiamo come a piene mani tutto quello che abbiamo a disposizione, tutto quello che abbiamo vissuto, anche le emozioni negative, anche il confronto angosciante che abbiamo avuto, lo prendiamo a piene mani e lo orientiamo verso l'azione. Diventa una potenza straordinaria questa qua. Quindi non c'è bisogno di fare gli eroi nazionali, c'è bisogno di fare gli eroi con se stessi. E questa è un'occasione unica per poter fare questo, perché non ci siamo mai sperimentati di fronte a queste situazioni, no? Quindi è stata come un'occasione per attingere a quelle che sono le nostre risorse psicologiche, oltre che le risorse comportamentali, quelle fattive, quelle di strategia e quelle di relazione. Allora, in questo passaggio ci sono i rapporti con l'esterno, no? Che cosa significa questo? Significa rimodulare, ripensare come noi ci stiamo relazionando con il mondo esterno. Quindi ritornare a pensare alle pressioni collettive, confrontarle invece, qui diceva la slide, con le nevrosi individuali, cioè con le nostre fatiche individuali, e cercare di ripensarle. Ad esempio, in questo momento parlo del mondo del lavoro, ma è valido anche per il nostro livello personale. In questo momento è veramente elettivo cercare di pensare di realizzare ciò che non sono riuscito a realizzare prima, che non necessariamente deve essere un cambio di attività lavorativa, un ripensamento totale della mia vita, ma può essere l'integrazione del mio stile di vita con qualche cosa che avevo lasciato indietro. Questa è veramente un'occasione unica per fare questo. Questa è una nuova forma di libertà, cioè darsi la libertà di pensarsi in maniera diversa, attingendo a questo coraggio. Però per poterlo fare bisogna avere bisogna attingere ad un atto di forza necessariamente. Nel frattempo vedo che continuano ad arrivare moltissime riflessioni su questo aspetto. Federica sta cercando di ricollegarsi. Dal punto di vista poi delle strategie, ovviamente questo significa innanzitutto non avere paura del confronto con se stessi. Anzi, ecco, nel frattempo rivedo Federica che si è riuscita a ricollegare. Forse mi senti, Federica? Forse devi attivare il microfono.
Nel frattempo che lei si ricollega, dicevo, Ecco, mi sentite? ecco, adesso sì, adesso ti risentiamo. E mi Si vedete era anche? interrotta? Sì, ti vediamo e ti risentiamo. Si era Ah. interrotta la comunicazione. Sì, ho dovuto utilizzare adesso il telefono, quindi io in realtà vedo soltanto Andrea e le slide. Ok, ti aiuto io con le chat. Sì. Dicevo, questo atto eroico che ci possiamo concedere in questo momento è la possibilità di attingere a tutte le nostre risorse per proporci nella fase 2 in maniera diversa da come ne siamo arrivati, no? Cioè abbiamo avuto veramente l'occasione di sperimentare angoli diversi del nostro vissuto, delle nostre risorse interne. A questo punto dobbiamo gettare questo patrimonio oltre l'ostacolo e non farci fermare dalla resistenza delle paure. Non so se tu volevi aggiungere una frase conclusiva su questo rapporto con l'esterno, che poi è il rapporto tra le nostre nevrosi individuali e invece le pressioni collettive, quindi l'atto eroico. Sì, mi interessava molto perché a volte pensiamo all'eroe appunto come qualcuno che fa una cosa eccezionale. In realtà la cosa veramente eccezionale dell'eroe, forse l'hai già detto, è prendersi la responsabilità di sovvertire un piano. Che cos'è che ci emoziona dell'atto eroico? Che l'eroe a un certo punto fa una cosa prendendosi lui la responsabilità di cambiare una situazione in atto. Quindi non è che c'è bisogno di fare un grande gesto, è soprattutto nell'aspetto della responsabilità. La responsabilità significa proprio etimologicamente mettere il peso alle cose e risponderne. Quindi, come dire, fare una valutazione delle cose che ci sono e responsabilmente proporre un cambiamento, proporre un'azione che possa essere una leva di cambiamento. È importante dire questo perché tu dicevi, c'era questa slide della relazione tra le nevrosi collettive e le nevrosi individuali. È importante anche fare una valutazione del fatto che poi il mondo davvero ci chiede tanto, cioè il mondo, soprattutto nelle grandi città dove c'è una grande pressione all'esterno, è davvero molto richiedente, a volte ha una proposta piuttosto schizzoide sui nostri affetti, sulle nostre possibilità di far fronte. Quindi in realtà è importante anche aver avuto questa occasione per ritarare la nostra presenza nel mondo, cioè è anche Esatto. riconoscere che a volte il mondo appunto può avere una proposta collettiva davvero complessa per noi e quindi ancora di più siamo chiamati a mettere la nostra differenza. Cioè, quello che mi piacerebbe dire è che rientrare è necessario, cioè sarebbe bene necessario, sarebbe una buona cosa farlo non soltanto tornando alle usate carte, cioè tornando a quello che c'era, anche perché probabilmente quello che c'era sarà ancora più aspro, quindi come dire c'è anche un livello di frustrazione possibile più elevato perché ci sono meno risorse, c'è stato questo grande passaggio di, insomma, di depressione anche sociale ed economica, ma abbiamo avuto la possibilità comunque di stare in una sospensione che ci ha dato il tempo per fare un bilancio e quindi forse rientrare significa anche portare l'esperienza della nostra differenza nel mondo, quindi confrontandoci anche con la possibilità magari di fare una piccola cosa diversa, che non è necessariamente cambiare lavoro, anche se a volte può essere proprio cambiare lavoro, ma anche fare delle scelte piccole per riportare la nostra responsabilità e la responsabilità del nostro desiderio nelle cose che vorremmo fare. Non tutto possiamo fare, chiaro, tante cose non dipendono da noi, questo è chiaro. Esiste un livello di decisione su cui noi non possiamo incidere, però ci sono delle cose su cui noi possiamo incidere. Ecco, Non per siamo mai né esempio. completamente potenti né completamente impotenti. Siamo sempre in un luogo di possibilità dove alcune cose c'è un, te un, come dire, un confine in cui alcune cose possono accadere, altre cose non possono accadere, ma dobbiamo cercare di fare accadere delle cose che corrispondono al nostro desiderio. E qua veniamo Ecco, a esatto. questa frase, no? Esatto, veniamo a questa frase perché è una frase a cui siamo io personalmente estremamente legato. La frase è una frase di Jung che dice:
rendiamo cosciente l'inconscio, cioè guardiamo negli occhi le nostre paure, proviamo a prenderle, ad abbracciarle, incontriamole nel nostro cammino, altrimenti queste parti agiranno lo stesso, ci guideranno lo stesso nella nostra esistenza ed esperienza, si tradurranno in comportamenti, ma noi le chiameremo destino, cioè le attribuiremo all'esterno. E invece questa è un'occasione straordinaria per capire non soltanto che le paure possono diventare invece una fonte di energia, di consapevolezza di sé, ma accettare delle parti di sé che possono essere diverse non soltanto da quelle che ci richiede il mondo, ma anche da quelle che fino ad adesso eravamo abituati a pensare, no? Cioè c'è una complessificazione che però all'interno della quale c'è la grande occasione di diventare più autentici, cioè lasciare andare un po' di ansia da prestazione e collegarsi proprio con tutte le parti di noi. Allora andiamo velocemente, Federica, perché abbiamo finito il tempo, a qualche indicazione comportamentale su come riuscire, dove in questo caso riuscire ha anche il significato di riuscire nella vita, cioè fare cose significative per me. Sì, appunto, velocemente un po' è un riassunto di quello che abbiamo detto, no? Tenere a mente. Cioè mettere a fuoco gli aspetti positivi vissuti durante l'isolamento e le proprie risorse, cioè ricordare, perché a volte questo capita, no? Visto che questa cosa è stata una cosa eccezionale, viverla un po' come una bolla, come una sospensione, come in sogno. Invece se ci sono state delle esperienze, delle appunto, delle versioni di noi che abbiamo incontrato in quella solitudine che anche voi dicevate, in quella rivolgersi ad una dimensione più introvertita, dobbiamo tenere a mente, cioè non è soltanto stato un passaggio, è una cosa che deve mettere una radice, mettersi nella giusta prospettiva, è quella che diceva Andrea, cioè agire e non reagire, cioè essere responsabili della nostra azione, essere responsabili del nostro movimento e non soltanto reagire, no? Come dire, è successa questa cosa, allora io, cioè sempre sponda. Questo invece, la possibilità di mettere un'intenzione e mettere una direttiva, è sicuramente qualcosa che ci fa sperimentare la nostra possibilità di incidere nelle cose che ci riguardano. E quindi sperimentare se stessi, passare dall'ipotesi all'azione. Appunto, in questo caso l'azione ridimensionerà le paure. Questo è un po' quello che dicevamo anche nello scorso webinar, no? Le persone che molto spesso si perdono in sì, vabbè, ma questo, ma poi dopo succederà, che cosa penserà l'altro, no? A volte davvero un po' eroicamente bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo e fare, se lo facciamo autenticamente, lì comunque accadrà qualcosa. E poi potremmo sempre dire che eravamo noi, cioè che c'eravamo, e l'abbiamo fatto perché c'eravamo, siamo responsabili di quello che abbiamo fatto. Sì, Federica, fammi dire che nella pratica anche dei coaching, delle attività di supporto psicologico che facciamo, effettivamente c'è questa sorta di evento magico per cui quando tu passi all'azione la paura si smonta. È un po' come nei conflitti, no? Noi costruiamo un conflitto anche nella nostra mente, parlo di conflitti relazionali, che poi nel momento in cui ti trovi di fronte all'altro e dici tre parole, tutta quell'impalcatura piano piano si sgonfia. Qui funziona esattamente nello stesso modo, cioè tra l'ipotesi di fare, di agire, anche un po' coraggiosamente, l'ipotesi di non farlo o arrabbiarsi se farlo o non farlo, in questo momento storico è meglio agire e vedere un po' come me la cavo. E sì, e questo è importante farlo un passo per volta, sia dandosi un programma a tappe per riaffacciarsi, no? Cioè appunto, anche perché io ho avuto l'esperienza di alcune persone che hanno avuto proprio degli attacchi di panico uscendo, è Sì, come se fosse tutto esatto. troppo, una luce troppo intensa. Allora magari perché cambia di nuovo, no? C'è qualcosa che sto perdendo, c'è qualcosa che sta riaccadendo, cioè di nuovo devo ridefinire un confine, ridefinire un perimetro. Allora questo quello che consiglio di fare è farlo un passo per volta e farlo in situazioni familiari, che ne so, con una persona cara oppure andando in un posto che ci fa piacere visitare, cioè comunque cercando di portare noi stessi nelle cose, quindi di farlo davvero progressivamente tenendoci in tasca, dico io, cioè veramente andando verso qualcosa che è fuori, ma in cui noi entriamo portandoci dietro noi stessi.
C'è un passaggio di Ramona che dice: potete darci qualche consiglio su come affrontare la sindrome da capanna dei nostri figli? La mia ha 8 anni. Ecco, è esattamente quello che stava dicendo Federica. Bisogna farlo in maniera graduale. In questo momento, come in tutti i momenti significativi dei nostri passaggi, soprattutto per i bambini, ma io direi per il bambino che è dentro di noi, è meglio farlo, essendo tenuti per mano. Questa non è soltanto una bella immagine, è proprio un aspetto comportamentale utile. Cioè, il ruolo di noi genitori, io sono genitore, in questo momento è quello di prendere per mano, la parte bambina dei nostri figli o di chi ci chiede aiuto e aiutarlo nella gradualità, perché la gradualità consentirà al cervello di riabituarsi, di rileggere poi l'opportunità e anche il desiderio di riuscire. Quindi, sinteticamente, per poter dare un consiglio, il consiglio è quello di tenere questi figli per mano, ma tenendoli per mano, spingerli un pochino fuori questo uscio e fargli vedere che poi in realtà là fuori ci sono tante belle emozioni da vivere e poi lo sperimenteranno gradualmente da soli, insomma. E, ultimo passaggio, l'espressione di sé. Voglio dire anche su questo una cosa, Federica, siamo proprio al termine. In questa pandemia, uno degli aspetti che ho sentito in giro sui social e via dicendo è stata la possibilità di riconnettersi con la propria creatività. L'ho detto anche in altri webinar, lo ripeto sempre. La creatività aumenta, la nostra creatività aumenta la qualità della nostra vita. Quindi inserire dentro la nostra quotidianità, nella nuova fase 2, qualche pezzetto che dedichiamo alla nostra creatività, di qualunque genere. Quella nutre la parte interna, nutre la possibilità del coraggio, nutre la possibilità di attingere alle proprie risorse. Io lo confesso, dopo 25 anni non l'avevo mai fatto, ho gettato il cuore oltre l'ostacolo e ho registrato una canzone che ho scritto. Peraltro, una sorta di, come dire, di augurio per le persone che appunto che riprendono l'attività dopo il lockdown. E quindi l'ho fatto, sono contentissimo di averlo fatto. Spero magari di poterla anche far sentire, insomma, di capire Farà un se. webinar in cui canterà la Ecco, canzone. magari oppure lo metto A chiusura di tutti i webinar come ci sarà elemento questo finale, ma disclosure. la cosa straordinaria è stata la soddisfazione di averlo fatto. Non è neanche importante se la canzone Sigla piace o non finale. piace, se è bella o non bella, se è registrata bene o meno. È veramente un modo di attingere ad altre risorse di sé e lo consiglio vivamente a tutti quanti. Allora, siamo alla fine e un ringraziamento straordinario a tutti quanti perché oggi ci avete riempito proprio di emozioni, sentimenti, vissuti, racconti, esperienze personali, relazioni, rapporti. Quindi siamo veramente molto contenti. Speriamo, come sempre, di avervi dato qualche Grazie. riferimento senza aver avuto la pretesa di esaurire ovviamente l'argomento. Quindi da parte mia un grandissimo ringraziamento. Per chi non l'ha potuto seguire completamente il webinar registrato tra qualche giorno, chiedendolo sul nostro sito e quindi alla mail di idea@idea.org. Vedete questa foto di Federica in un posto meraviglioso e quindi lascio anche a lei il saluto ringraziandovi di cuore e chiedendo a Federica di raccontarci in un minuto questa fotografia. Sì, volevo anche io ringraziare di questa esperienza. Tu hai parlato della tua creatività che appunto hai espresso in questa registrazione della canzone. Io invece mi sono riconnessa ad una passione antica rispetto alla natura e ho pensato, insomma, in realtà è un progetto che sto portando avanti già da qualche anno, però sicuramente in nessun caso come in questo periodo. La natura è stata una fonte di grande connessione con il sé autentico. E quindi, vabbè, la fotografia racconta di questo percorso che offro alle persone di fare le passeggiate psicosensoriali nel bosco, che è un modo di entrare in contatto con il proprio sé autentico, con le proprie emozioni, con il proprio radicamento attraverso e grazie anche agli ambienti naturali. È un progetto a cui tengo molto.
Ok, allora vi lasciamo ancora 3-4 minuti con una canzone che ci sembrava significativa per il tema, in modo che ci potete mettere i vostri commenti, fateci capire se siamo stati utili, se siamo stati in qualche modo di stimolazione per le vostre riflessioni. E di nuovo un ringraziamento di cuore, ci sentiamo al prossimo webinar. Adesso io cercherò di Grazie attivare. molte, grazie davvero, a presto, arrivederci. Vediamo se riesco, eh. Ad aspettare che qualcosa vola, indovinare il viso di qualcuno che ti passa accanto.